Ciao ragazze, allora oggi parlo delle mie unghiette. Allora, allora praticamente io le unghie me li mangiavo, ma adesso grazie a Ultra Long della Kiko, questo. Che adesso ce n'è proprio un goccio, che quando lo devo prendere lo devo piegare tutto e faccio vedere qui dietro. E grazie a questo ho cercato di fare allungare le mie unghie. Poi quando è finito questo, per magari cambiare, ho comprato questo dell'Avon, che mi sono trovata anche bene. Infatti, come vedete, già è la metà. Ed è questo di qua, che è tipo un po' glitterato, però non si vede tantissimo. Qua ce l'ho messo, non si vede granché glitterato, sembra più glitterato, invece no. E 12 ml, non ricordo quanto ho comprato, qualche 4,50, 5 euro, non so. E questo neanche io, non ricordo proprio questo. Vabbè. E quindi oggi faccio le unghie così, cioè oggi, questi giorni, perché io cambio. Allora, e ho messo questo come base. Smalto questo, ma l'ho aperto e l'ho preso dal tappo, ed è questo smalto della Pupa, che era tipo un campioncino, non campioncino, tipo nella Trousse, ed è un tipo un confetta latte, non è bianco, è su rosa, però vabbè, non so. E metto questi. Iniziamo. Naturalmente le unghie le ho fatte un pochettino quadrate con la lima leggera. Ora io non so cosa vedrete. Io ho fatto due passate perché proprio la prima volta è molto trasparente, cioè così è anche bello, però c'è la differenza, ma lo voglio più. Comunque anche questo è bello trasparente, c'è tipo un color latte trasparente, mi piace, però io lo voglio bello forte, quindi faccio due passate. Naturalmente io ogni volta quando dipingo le unghie faccio prima quella più che mi viene male, cioè la destra faccio prima, e poi faccio la sinistra che mi viene benissimo. Facciamo il cuoricione.
c'è stata una ragazza su YouTube, dovrebbe essere ancora il commento, che mi ha chiesto che cosa usavo per le unghie. E lei, quando metteva le unghie, gli sbavava tutto. E, cioè, a me capita, perché tutti, mica una che nasce già insegnata, piano piano impara. Io, a me pure capitava all'inizio, infatti ho acquistato questa penna correttore per correggere queste cose. Ora adesso non so. Questa è la Kiko e c'è la punta che è nera. Vabbè, dettagli. Che bagnata, non me la era asciutta. E ci sono dietro delle punte. Mi è capitato che è finito il coso che c'è dentro, il solvente, l'acetone. Io uso il solvente perché l'acetone non è tanto buono, non fa tanto bene le unghie. E quindi, siccome era finito, io ho levato la punta, che è facile da levare, cioè leve metti, e ho inserito qui dentro il solvente. Poi mi metto la punta, oddio, faccio stare un po' così il tempo che scende nella punta, lo uso, niente di così. Essere asciuttissimi, infatti, e passo in seconda passata. Cioè, meglio fare due strati con poco smalto che mettere un chiodo di smalto nel primo strato e non si asciuga mai. Almeno io sono di questa idea. Oh mio Dio. Non cadere. Ok, ultimo. Ecco qui, naturalmente registrando non viene tutto bene, però è per farvi capire un po' come io facevo. Naturalmente io faccio prima la destra, come ho detto, e dopo la sinistra per venirmi meglio. E io dopo, come top coat, uso questo di qua, sempre dell'Avon. Questo l'ho comprato da poco, già un pochettino l'ho usato, ma vabbè, è normale. Ed è base coat e base varnish. Cioè, così si può mettere come top coat. Se io non avevo questo, usavo naturalmente questo. E come fine, come base e come top coat. Quindi si può usare questo. Quindi, se non volete comprare il lucido per il top coat e come base, potete soltanto comprare questo che fate prima.
Comunque, anche con questo mi ho trovata bene, mi indurisce l'unghio. E poi io vedo che quando mi si rompe l'unghio, cresce subito. Cioè, questo mi si è rotto un 3 giorni fa e già ce l'ho. Cioè, non lo so, più forse più spiccano, più iniziano a crescere, più, non lo so. Comunque, mi sono trovata molto bene. Quel prodotto là, cioè, tutto mi trovo bene, il mascara e... Mascara, ombretti, fard, pennelli, mi trovo benissimo col lavoro, non mi posso lamentare. Niente ragazzi, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!